Buongiorno, buongiorno. Una settimana senza campionato. Signori, nei prossimi 6 giorni o 5 giorni sapremo se andiamo già al mondiale o ci tocca ancora una volta fare il playoff. Io resto ottimista. Naturalmente spero di chiudere i conti. Ci sono assenze e questo non va bene, però naturalmente spero di chiudere i conti già venerdì, di battere la Svizzera anche con il punteggio minimo e di chiudere i conti già venerdì. Un bel 2-0, aumentiamo anche la differenza reti fra noi e loro e si va in Qatar, non se ne parla più. Oddio, anche un pareggio non ci sarebbe da fasciarsi la testa, perché abbiamo molte assenze. Non sappiamo se giocherà Barella. Immobile, per quel che serve, ha già dato forfè, non ha chiamato Scamacca. Non si sa Bonucci e Chiellini, probabilmente non saranno della partita. E la Svizzera è una squadra ostica. Io già lo dissi l'ho detto in parecchi video. Ragazzi, dimentichiamoci il 3-0 dell'Europeo. Dimentichiamoci il 3-0 dell'Europeo. Sarebbe stupido. Sarebbe decisamente, sarebbe stupido affrontarli pensando al 3-0 degli europei. È vero, lo stadio è lo stesso, il campo è lo stesso, però anche nel 2016 abbiamo battuto la Svezia all'europeo e poi l'anno dopo che è successo? La Svizzera, io continuo a ripetere che è una buona squadra. È vero, ha cambiato mister, non c'è più Petkovic, che secondo me è un ottimo allenatore, Vlado Petkovic, ex Lazio. La Svizzera, è perché dico dimenticate il 3-0 dell'Europeo, perché la Svizzera è una squadra che piglia pochi gol. L'abbiamo visto anche nella gara d'andata. Sì, è vero, abbiamo sbagliato il rigore, ma la Svizzera storicamente è una squadra che ci ha sempre rotti i coglioni. È vero, ci ha battuto pochissime volte, ma per batterla batterla non è mai facile, specialmente ora che hanno una buona squadra. Mi sto a ripetere con la pappardella, giocano quasi tutti in Bundesliga. Chi gioca in Bundesliga non può essere scarso, dal portiere Sommer a Babu a Shaqiri. No, Shaqiri mi sa che non è in Bundesliga, Shaqiri in Liga. Seferovic, Zaccaria, tutti questi bei tipetti qua. A centrocampo hanno Xhaka, che a me piace da impazzire, e hanno una buona difesa. Quindi signori, per questo dico, il difetto che hanno è che non segnano molto. E questo ci può confortare, perché dicevo che anche un pareggio, diciamo che non sarebbe un dramma. Certo, andarsi a giocare tutto in casa di una squadra dove non si è mai vinto, perché vi sembra strano, ma in casa ci abbiamo giocato poco, anche questo è vero, ma in casa dell'Irlanda del Nord non abbiamo mai vinto. Anzi, l'altra eliminazione dal mondiale abbiamo partita proprio lì, in Irlanda del Nord, negli anni 50. Raga, bisogna, loro poi giocheranno con la Bulgaria quando noi saremo in Irlanda del Nord. Diciamo che loro hanno qualche vantaggio, ma noi abbiamo una differenza reti migliore. Ecco perché sarebbe, diciamo che sarebbe importante chiudere i conti subito, perché non si sa, le ultime partite dei gironi, che siano le qualificazioni, che siano il girone della fase finale, sono sempre un'incognita. La squadra che si scansa la trovi sempre. Può essere per noi l'Irlanda del Nord, per l'amor del cielo, anche se non è per la loro, nella loro cultura oggettivamente, come può essere la Bulgaria.
la Bulgaria, io ricordo, c'era ancora Stoichkov che ci giocava, io ricordo i 6 gol presi dalla Spagna nel mondiale, mi sa, di Francia 98. È una squadra, o i 5 gol presi con la Svezia, no vabbè, lì non è che si scansarono, lì Ibra e Henrik Larsson li massacrarono di brutto. Signori, qui bisogna vincere, così chiudiamo tutti, così evitiamo brutte sorprese. Raga, in bocca al lupo, Forza Italia, iscrivetevi al canale.